Ehi, stavolta è partito. E facciamo come l'altra volta. Shalom. 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 Eccoci qui con un'altra lezione. Okay. E siamo fuori dalle vie di Venezia, una città molto storica. E prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi e dovuto al Padre. Yahawah Bashem, Yahawah Shai Bashem Kapdash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità, ok? E saluti agli eletti che stanno facendo il lavoro in questi ultimi giorni nella vigna, che è la terra, rischiando la propria vita, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Noi siamo i GMS Italia e, come avevo nominato prima, siamo fuori qui nella città storica, ok? Di Venezia. Okay, a portare questa verità. E sappiamo attraverso la storia che questa città è stata costruita dai figli di Giacobbe, ok? Ciao. Che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, ok? Siamo qui anche per profetizzare la fine di questo regno governato dai malvagi, ok? Il così chiamato l'uomo bianco, con la nazionalità biblica, Edom, Aishashua, ok? E il nostro lavoro è quello di predicare e chiamare questa gente, invitarli alle nozze del Padre, ok? E questa è l'ultima possibilità che hanno per ricevere questa verità. E vogliamo chiamarli di venire fuori da questo mondo, che il mondo non ha nulla da offrire, ok? Il mondo ha la morte da offrire, ok? E il regno, questa verità è quello che ci garantisce qualcosa di solido, ok? Diciamo che siamo nello spirito di Ezechiele. Di Ezechiele, siamo qua ad avvertire il popolo di Israele, a chiamare gli eletti della casa di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America. Li chiamiamo a tornare al vero, all'unico e vero potere vivente, quale Yahawah è il suo nome nell'antico ebraico, nome vero, che significa colui che è o colui che esiste. E nel nome di Yahawah Shai, suo figlio, nostro Salvatore, che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il nome di Gesù Cristo. Siamo qua a chiamare i figli di Israele, ad avvertirli di ciò che sta accadendo, per arrivare. Li stiamo chiamando al pentimento e a tornare al loro vero potere vivente. Ed è bello quello che hai detto prima riguardo Ezechiele, ok? Perché Ezechiele è stato chiamato ad avvertire il popolo. E noi stiamo facendo la stessa cosa, perché siamo stati unti e messi a parte dal Padre di Yahawah Hashem Yahawah Shai per fare questo lavoro. E noi stiamo facendo la nostra parte, lavandoci via il sangue di questo popolo dalle nostre mani, ok? Perché noi siamo stati chiamati ad avvertire questa gente, se no il loro sangue sarà sulle nostre mani. E noi vogliamo lavarci via questo sangue dalle nostre mani, se vuoi sai il precetto. Leggiamo, questo è Ezechiele capitolo 3, versetto 17, che dice: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando è che noi udiamo una parola dalla bocca dell'Altissimo? Cioè, da dove la prendiamo noi la parola dell'Altissimo? Dalla Sacra Scrittura. Infatti noi non siamo qua per le strade, per le vie, come fanno come fanno le religioni nei loro edifici. Noi siamo per le strade e per le vie, ma non facciamo come loro, che predicano una parola, che predicano una parola di opinione loro personale. Yahawah Bashem Yahawah Shai ti stabilisce come sentinella, ma devi predicare con la sua parola. Infatti, come ci dice nel primo versetto di Ezechiele al capitolo 3, dice: egli mi disse, cioè Yahawah Bashem Yahawah Shai disse ad Ezechiele: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va, parla alla casa di Israele. Cioè, quindi è attraverso questo rotolo che noi, attraverso questo libro, che noi portiamo questa verità. Non andiamo di pancia nostra, di opinione nostra, andiamo attraverso la bocca di Yahawah Bashem Yahawah Shai, la Sacra Scrittura. E mangiamo il rotolo studiando da queste parole, dalle leggi statuite dai padri, ok? Imparando dagli insegnanti che il padre ha messo, ok? Ok? Come hai detto prima, ho detto di tirare poi quel precetto là, che
noi non stiamo parlando della nostra mente, non stiamo parlando delle nostre opinioni, ok? Parliamo attraverso quello che abbiamo studiato dai nostri profeti, ok? Sì, quello che ci è stato comandato. Quello che ci è stato comandato. E Yahawashai. Lo stesso Yahawashai, quando è venuto sulla terra, non è venuto a parlare di povera bocca. Tanto. Diceva, io vengo a portare il messaggio del Padre. Yahawashai diceva, io vengo non a fare la mia volontà, ma a fare la volontà del Padre. Non a parlare di mia volontà, ma di quella del Padre. Infatti, il Padre ti comanda di andare a parlare, come dice qui, attraverso la sua bocca. E qual è la parola di Yahawashai? Le scritture. Come dicevamo prima, che non siamo come le sette religiose che si chiudono negli uffici, si chiudono negli edifici, nelle sale, in questi templi fatti da mano d'uomo. Sappiamo bene che il tempio di Yahawashai Miaoshai siamo noi. E appoggiarti di quello che hai detto prima, che queste parole non sono parole nostre, sono parole delle scritture, ok? E dobbiamo, come hai letto il libro di Ezechiele, che è stato comandato di mangiare il rotolo. Prima di andare a parlare alla casa di Israele, cioè prima di uscire fuori e andare ad insegnare, dice mangia questo rotolo, quindi studia, che equivale alla stessa cosa per noi ad oggi. Noi prima di andare fuori a profetizzare dobbiamo leggere queste scritture, dobbiamo studiarle e poi possiamo andare a parlare fuori e portare testimonianza. Infatti il libro di Matteo capitolo 4, versetto 4 dice, questo è Yahawashai che parlava, egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Yahawashai. E se ci facciamo caso, questo qua è il primo insegnamento che Yahawashai ha dato nei Vangeli. Se tu apri il Vangelo di Matteo, il primo insegnamento che viene fuori dalla bocca del nostro Signore e Salvatore Yahawashai è questo qua, che l'uomo non vive solo di pane, ma ciò che viene dalla parola di Yahawashai Miaoshai, cioè dalle scritture. E quindi oggi noi possiamo vedere come ad oggi il mondo, il popolo di Israele, è perso e senza conoscenza e senza discernimento, proprio perché ha abbandonato il libro della vita, il libro della legge, il libro infatti, del patto. C'è anche una scrittura che dice che queste leggi sono, anzi mi sa che è nel libro di Salmi, se non è capitolo 1. Che poi sono. Anzi, questo è il libro di Salmi, capitolo 1, dice, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Questo è quello che ci è venuto a insegnare Yahawashai. Non è che siamo noi qua ad insegnare questo perché ci è venuto in mente a noi. È il messaggio, è l'Altissimo che ha dato questo messaggio a suo figlio. E suo figlio l'ha dato a noi e noi continuiamo il suo lavoro. Portiamo questo messaggio, insegniamo questo, che poi sono gli insegnamenti di vita che ci aiutano a proteggerci dai malvagi, dal male che arriva, dal male che arriva, perché queste parole sono uno scudo per coloro che cercano di essere salvati dal Padre, ok? Ci dice anche in Salmi, sì, 91. Salmi capitolo 119 versetto 105. Vai, poi se andiamo dentro. Questo è Salmi capitolo 119 versetto 105, dice, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce al mio sentiero, la tua parola. Queste parole che sono scritte nelle scritture che stiamo predicando sono una lampada, e questa lampada è quello che conduce alla vita eterna, ok? Questo mondo non ha nulla da offrire, ha solo la morte da offrire. Se vuoi leggere il libro di Romani, là, se ce l'hai. Romani? Torniamo. Romani capitolo 3, what's that? The wages of sin is death for the gift of God. 6:23. Perché il mondo non ha nulla da offrire, ok? Troviamo vita solamente attraverso queste leggi statuite, ok? Vai. Sì, perché il mondo che è... Questo è Romani capitolo 6 versetto 23, dice, perché il salario del peccato è la morte. E che cosa è peccato? Se andiamo a leggere primo Giovanni, mi sa capitolo 3, vi fa capire che il peccato è fare cose contrarie alle leggi stabilite dal Padre, ok? Ai comandamenti statuiti, ok?
Quindi perciò se noi disobbediamo queste leggi statuiti, ce li hai? Sì, questo è Giovanni, prima lettera Giovanni, capitolo 3, versetto 4, dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Can. Il peccato è la violazione della legge. Can. Perciò il peccato non è come dice la Chiesa, di andare attraverso la propria coscienza, no. O farsi guidare dal proprio cuore. Sì, farsi di guidare. Qui la Bibbia dice che il cuore è quello più ingannevole. Questo è Geremia 17. Dice che il cuore è più ingannevole, ma la Chiesa insegna di andare attraverso il cuore. Sì, di andare dietro il cuore. Ma il vero peccato, Giovanni, can, that's what we read. Infatti il vero peccato è quello di trasgredire le leggi e i comandamenti che ha stabilito il Padre, ok? Can, che sono la sua parola, sono can. Il suo libro. Can. Infatti è questo che è chiamato il libro della vita, perché can. Se noi agiamo, viviamo e ci comportiamo attraverso questo libro. Ti ricordo il libro di Giovanni, primo Giovanni, capitolo 1, che dice all'inizio era la parola, e la parola era con il potere. Sì, 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 e la parola era potere, hai capito? Adesso lo prendiamo. Poi dopo torniamo sempre a questo Romani qui. E quando parliamo, quando parliamo di parola è bene specificare per chi ancora è un bambino, ma come lo siamo noi tra l'altro in questa verità, perché siamo bambini appena divezzati, perché come ci insegnava Yahweh Shai, noi per entrare in questa verità dobbiamo tornare come bambini, cioè imparare da capo, e quindi noi stiamo imparando da capo, e la parola del quale noi stiamo menzionando, questa parola è Yahweh Shai. C'è la scrittura dove dice il suo nome, la parola di Yahweh nell'Apocalisse. Com'è? Nel libro dell'Apocalisse dice quando parla di Yahweh Shai, dice il suo nome è la parola di Dio. Ah, è in Apocalisse? Sì. Te lo dico subito. Io intanto leggo qua. Sì, questo vai. È Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 1 inizia. Nel principio era la parola, e la parola era con il potere. Cioè Yahweh Shai era con il suo padre, Yahweh, il suo creatore, il nostro Altissimo. 19:13. Essa nel principio era con il potere, e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui. Tanti. E come abbiamo detto, queste parole sono vita, queste parole è un potere, ok? Perché queste stesse parole sono le parole che sono state usate nella creazione di tutto ciò che vedete oggi. E queste parole sappiamo attraverso le scritture, attraverso lo spirito, che è il figlio del padre, Yahweh Shai, ok? Perché il padre ha messo l'imprinto di quello che devono fare, e il figlio ha eseguito assieme alle anime scelti. Vai. E i suoi discepoli, can. Il discepolo segue il suo padrone, il suo capo. Can. Ricordiamo che il capo di ogni uomo è Yahweh Shai, il capo di Yahweh Shai è l'Altissimo. Padre Yahweh. Questo è Apocalisse capitolo 19, che è il paragrafo dove parla della seconda venuta della Mashiach, la seconda venuta del Signore, che non è una venuta in amore e pace, ma è una venuta in guerra e sangue. Infatti dice, è al versetto 13, capitolo 19, versetto 13, dice: era venuto in una veste tinta di sangue. Yahweh Shai è venuto in una veste tinta di sangue, che verrà, ok? Perciò non ha nulla a che fare con quello che dicono le religioni e le chiese, che tornerà ad abbracciare tutti. Sarà un giorno di gioia. No, non sarà nessun giorno di gioia. Sarà un giorno di distruzione. Vai. Ma questo non è il punto. Il punto è che la parola, il significato della parola è quello che stiamo cercando di tirare fuori. Vai. Era venuto in una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Can. Il nome è la parola di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Perciò tornando nel libro di Giovanni là, leggilo così per dare più... Nel principio era la parola era con Dio, era con il potere, e la parola era un potere. Can. Essa era nel principio con il potere altissimo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. La luce, la conoscenza che è venuto a portare nostro Signore. Infatti tutto è per mezzo di Yahweh Shai. Ogni cosa, questo mondo, la gente che cammina oggi,
deve ringraziare Yahawashai, che è stato l'intercessore con l'Altissimo, che ha partecipato con l'Altissimo e ha lavorato con il Padre, poi al loro servizio ci sono le schiere angeliche per creare questo pianeta Terra, nel quale chi oggi abita il pianeta Terra non rende gloria e onore. Eh sì. Infatti il libro di Salmi, capitolo 91, versetto 1, dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente, ok? Chi abita al riparo, il riparo dell'Altissimo è questa verità, queste parole, ok? Perché noi dobbiamo vivere attraverso queste parole qui, dobbiamo vivere su quello che dice queste parole. Ecco, una volta facciamo questo, saremo all'ombra dell'Onnipotente Yahweh Hashem Yahushai. Poi, se vuoi finire il libro di Romani là, dopo il concetto. Sì. Era Romani 6:23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Yahweh Hashem Yahushai è la vita eterna nella Mashach Yahushai, nostro Signore. Ok? Il salario del peccato, che abbiamo spiegato prima, che è quello di trasgredire i comandamenti, queste parole sacre che il Padre ha stabilito, è la morte, ok? Ed è quello che il mondo ha da offrire, ok? Ma cosa è il regalo? Il dono è questa verità, che è questa parola qui, ok? Il dono del Padre è questa verità. Sono queste parole, ok? Le leggi statuiti, è vita eterna, ok? Perciò chi cerca la vita eterna si ponerà sul dono, chiederà al Padre di avere il dono, come dice il libro di saggezza di sapienza di Salomone. Come ci suggerisce l'Ak Yahawada, tutto si racchiude in questo versetto. Tutto quello che noi abbiamo detto fino adesso si racchiude nel versetto. Al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 16, Yahawashai gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. E ricordatevi che avevamo letto nel libro di Apocalisse, capitolo 19, versetto 13, che le parole era Yahawashai, ok? Quindi ora vediamo a legare tutto, ok? Yahawashai è la via, ok? È la verità. È l'esempio. Chiunque ha voglia di tornare al Padre deve seguire il suo figlio, ok? Le sue parole. Okay. E questo noi quello che facciamo per le strade, noi veniamo a presentarvelo. Perché molti dicono: noi già lo conosciamo. Ma voi non potete conoscerlo se lo conoscete con l'immagine di un gringo, l'immagine di un bianco. Non è questo, che molti dicono: noi lo conosciamo, ma questo non è il Signore. Questa è l'immagine di Cesare Borgia, questa è l'immagine del Papa del figlio di Papa Alessandro VI. Quindi non potete dire di conoscere il Signore se conoscete l'immagine di un bastardo. E avete un nome falso, tra l'altro, un nome greco. Un nome che deriva dal greco, che significa salve Zeus. Non lo conoscete. E quindi se non conoscete il figlio, non conoscete neanche il padre, non conoscete. E se non conoscete il padre, praticamente siete dei morti che camminate. Siete dannati per la distruzione. Ora andiamo a leggere dal libro di Giovanni, poi dopo torniamo sul libro di Salmi 119, che ho tirato un po' di là. Prendiamo il libro di Salmi, libro di Giovanni, sì, capitolo 3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, ok? Egli venne di notte da lui a Yahawashai e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, ok? Perché nessuno può fare queste segni miracolose che tu fai se Dio non è con lui, ok? Yahawashai gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno del Padre Yahawashai. Qua che cosa intende Yahawashai? Ok. Nell'ignoranza, nella carnalità, noi pensiamo che sia rinascere, tornare dentro la pancia, dentro il grembo della madre, rinascere. Ma è per chi è in questa verità, per chi sta entrando in questa verità, stiamo parlando di una rinascita spirituale. Perché, ripeto, la carne muore, ma lo spirito che vivifica. Quindi se noi rinasciamo in spirito, praticamente è come se rinascessimo
come delle persone, come delle creature nuove. Infatti è quello che ci insegna anche Paolo nelle lettere. Quando uno è in Yahweh Shai, non quando uno ha creduto a Yahweh Shai ed è in Yahweh Shai, Yahweh Shai è in lui, diventa una nuova creatura, cambia la sua condotta. Bene, e versetto... Ok. Dice, poi Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Yahweh Shai rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Yahweh Shem Yahweh Shai. Noi siamo stati nati dell'acqua, ok? Che è la nascita carnale, ok? Poi dobbiamo essere nati dello spirito, ok? Perché è lo spirito che vivifica, è lo spirito, ok? Che dà la sapienza di tutto. Il battesimo viene attraverso lo spirito. Infatti Giovanni lo dice, che io vengo a battezzarvi con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con il fuoco, ok? È lo spirito. Bene. Poi, già qua noi vediamo, possiamo aprire una piccola parentesi sul falso battesimo della Chiesa, brevemente. Mi viene in mente il versetto del Vangelo di Marco al capitolo 1, dove Giovanni dice, Vangelo di Marco capitolo 1 versetto 4 dice, venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Quindi già qua possiamo capire che le chiese che battezzano questi bambini neonati, ma che peccati hanno da farsi perdonare questi bambini neonati? Che il battesimo è un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, per cambiare vita, per convertirsi da una vita di una condotta malvagia presa da chi governa oggi, mentre il battesimo che Yahweh Shai ha portato è un battesimo nello spirito, una rinascita spirituale. Allora, detto questo, prendiamo il libro di Primo Giovanni e leggiamo nel capitolo 3 per dare più capienza su Primo Giovanni. Questo. Primo Giovanni, leggi da capitolo 3. Fra. Beh, non ho molto, ma prego. Vai. Prima lettera a Giovanni, al Vangelo o la lettera a Giovanni? Questo. Okay. Capitolo 3. Capitolo 3, versetto 1 dice, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli dell'Altissimo, figli del potere, e tali siamo, ma perché è la verità. Yasharala, Israele, nell'antico ebraico è Yasharala, significa principe del potere. Yasharala, principi del potere. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Khan, un attimo, il motivo perché leggiamo questo era riguardo quello che dicevi prima, che riguardo il battesimo, che sono inganni che fa il mondo, e questo ci è stato messo chiaro come capire chi fa la volontà del Padre e chi non fa. Certo. Ecco perché leggiamo questi versetti qui. Vai. Carissimi, ora noi siamo figli dell'Altissimo, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E sta qua ecco la purificazione del battesimo. Chiunque, infatti, gli apostoli lo dicono, il battesimo è nel nome. Si trova negli Atti questa... che il battesimo è nel nome. Sì, infatti sì. E qua troviamo conferma. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica in Lui. Infatti Yahweh Shai ce lo dice, che noi, già avendo ascoltato le sue parole e già avendole messe in pratica, siamo purificati. Vai avanti. E qui dice poi, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Ed è quello che abbiamo letto prima, continua. Ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. E qui, chiunque rimane...
dopo, chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Gian, e questo è un modo per capire tutte queste cose false che il mondo ha messo per chiudere gli occhi a tutti. Come diceva, che fanno il battesimo a un bambino piccolo. Cosa c'entra fare il battesimo a un bambino piccolo che non sa cosa vuol dire il peccato? E così possiamo capire coloro che stanno ingannando. Quando non fanno niente che va d'accordo alle leggi del Padre, non hanno verità in loro. Vai. Questo è lo spirito che mi suggerisce. Praticamente loro fanno questo perché tu, quando sei bambino, non capisci. Non capisci. E infatti loro fanno le cose che non loro insegnano una dottrina per non farti capire. Per questo che le religioni ti allontanano dalla verità, ti confondono, non ti fanno capire. E qua abbiamo l'esempio, ecco, lo fanno a un bambino il battesimo, perché un bambino non può capire il battesimo. Infatti, diciamo tutto questo sempre per dire ai figli di Israele, che sono sparsi in tutta parte del mondo, di svegliarsi e di venire fuori da queste menzogne qui, dalle religioni, dal calice di fornicazioni di Babilonia. Continuiamo sempre lì da questa dottrina da questa dottrina falsa che vi hanno insegnato, ed andare a leggere le scritture nel nome di Yahweh Bashem Yahweh Shai, che vi apre gli occhi, perché ricordo che solo Yahweh Shai può aprire gli occhi, ce lo dice in Luca. Prendo velocemente questo è Luca capitolo 24 versetto 45, dice: allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro. Qua Yahweh Shai che apre la mente agli apostoli, apre la mente ai suoi servi attraverso lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito, attraverso perché il battesimo. Nel libro di Atti capitolo 1 Yahweh Shai gli diceva che dopo di me vi manderò lo Spirito di conforto che vi farà sapere tutte le cose, vi farà sapere ogni cosa. Ok? Vai. Sta bene, no? Sta bene. Dopo ho mangiato, ho fatto proteine. Perciò svegliatevi, ok? Venite fuori da queste menzogne, perché dicevo, sta arrivando una cosa. È il punto. È quello che noi adesso andiamo a profetizzare. Dopo che vi abbiamo presentato la salvezza, adesso dopo la salvezza vi profetizziamo anche il giudizio che sta per arrivare su pianeta Terra. Chiudiamo con questi versetti. Questo è quello che dicevamo prima, quando Yahweh Shai, attraverso il credere nel vero Salvatore. Capitolo 15, versetto 3 del Vangelo di Giovanni: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Ok? È la parola che rende purificazione, ok? Non sono quelle acque della Chiesa, ok? L'acqua della Chiesa non fa niente, ok? Qual è il senso di battezzarsi quando non conosci la verità? Qual è il senso essere battezzati d'acqua senza la conoscenza di cosa verrà a succedere? Senza la conoscenza della vera profezia non ha senso. E questo è quello che dicevi tu, quando il battesimo è nello Spirito Santo, e questo battesimo è arrivato nel nome di Yahweh Shai, che Yahweh Shai ci ha mandato una volta che è tornato a sedersi alla destra della maestà, alla destra dell'Altissimo. E qua è Giovanni capitolo 14, iniziamo dal 15, dice: se voi mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Questo Spirito della verità il mondo non lo conosce, non lo conoscono, ok? E non lo possono conoscere perché è dato a certe persone. Devi fare parte, prima di tutto devi essere un israelita, seconda di tutto devi essere contatto tra gli eletti a ricevere questa cosa qui. E poi non è neanche la fine, perché molti l'hanno ricevuto e l'hanno abbandonato. Devi essere proprio sigillato dal Padre, ok? Devi essere scelto. Perciò il mondo dunque sta facendo tutto il contrario. Andiamo a prendere il libro di Paolo, ok? Quale? È un libro di Romani. Ok, leggiamo capitolo 1, leggiamo da 24 e andiamo giù.
Dunque il mondo non gli va bene queste leggi statuite, ok? Perché queste leggi statuite non fa per loro, ok? Ed è impossibile fargli piacere. Infatti siccome l'Altissimo ha mandato i profeti, i suoi servi, e infine ha mandato suo figlio a portare la sua testimonianza, suo figlio a insegnare la verità, siccome il mondo non l'ha ricevuto, che come ci dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, il mondo non l'ha conosciuto, non l'ha riconosciuto, non l'ha ricevuto. Questa è lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 24, dice: per questo Dio, il potere, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, li ha abbandonati all'impurità. Loro sono abbandonati all'impurità perché è quello che vogliono. Il mondo non vuole la verità. Quando gli parli delle leggi statuite del Padre, sembra rompergli le scatole, sembrano leggi che non vanno bene. Ma invece quando vieni a sapere questa verità, se il Padre ti apre gli occhi veramente, vedi che questa legge è vita. Queste leggi sono vita. Vai avanti. Questo, come dico io, è il manuale di istruzioni su come avere, come vivere sul pianeta Terra, come avere lunga vita sul pianeta Terra. E della mappa per orientarci. Per questo Yahweh Bashem Yahweh Shai li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori. Perciò, come abbiamo sempre detto, questa verità non è per tutti. Alcuni non lo riceveranno mai. Qual è il motivo? Il motivo è quello che abbiamo letto: il Padre li ha abbandonato all'impurità dei loro cuori. Il mondo è pieno di malvagità, è pieno di impurità, e il Padre ha abbandonato un bel numero, ok? Della casa di Israele, due terzi sono abbandonati a questo qui, assieme ai malvagi. Però per specificare, non è stato per primo l'Altissimo ad abbandonare noi. Siamo stati noi ad abbandonare il Padre. Infatti, come dice nel libro di 4 Esdra, capitolo 1, versetto 27, dice il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, voi non avete abbandonato me, ma voi stessi, perché abbandonando Lui abbiamo abbandonato noi stessi. Abbandoniamo il nostro Creatore, abbiamo abbandonato noi stessi. Infatti, come avevamo letto prima, Lui è la strada, la via, la vita eterna, ok? Tu abbandoni quella strada lì, vai alla morte, come abbiamo letto dal libro di Romani, il salario del peccato è la morte. Ma poi che significa abbandonare? Quando diciamo abbandonare, che significa? Significa che questo libro, le Sacre Scritture, che sono in tutte le lingue, in tutte le salse, in tutti i punti del mondo, sta qua. Avete abbandonato questo libro qua. Anzi, l'avete abbandonato nelle mani dei malvagi, ve lo fate spiegare dai malvagi, andate a confidare nei malvagi. Quando in ogni casa, in ogni... basta aprirsi. Infatti, lo dice Giacomo, questa cosa che hai detto, nel Giacomo capitolo 1, dice che a chi manca la sapienza chiede dal Padre, ma l'hanno abbandonato nelle mani dei loro nemici a fargli spiegare. Ma come fa il tuo nemico a dirti quello che è giusto per te? Ok? E come dice il libro di Ecclesiaste, capitolo 23 o 24, che dice che come rugginisce il ferro, rugginisce la cattiveria dei malvagi. Andiamo avanti là. Per questo, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, in menzogna. E hanno adorato e servito la creatura invece che il Creatore, che è benedetto in eterno. È quello che hanno sempre fatto, ed è quello che va avanti a fare l'uomo stolto, ok? Adorano il creato anziché il Creatore, ok? Il Creatore ci ha lasciato tantissimi segni delle sue creazioni. Anche quello significa abbandonarlo. Andiamo oltre che abbandonarlo, andiamo a tradirlo. Andiamo a tradirlo con ciò che... l'Altissimo che ci ha dato la vita, noi oltre ad abbandonarlo, quindi non ringraziandolo, non adorandolo, non servendolo, cosa facciamo? Andiamo a servire ciò che non ha vita. Delle madonne, dei santi, delle statue, dei pezzi di legno, dei pezzi di pietra, e andiamo ad adorare e a pregare quelli. Quindi doppia abominazione da parte nostra, doppia abominazione, doppia malvagità, aver abbandonato il Creatore e averlo tradito con ciò che non ha vita, aver tradito la fonte della vita e essere andati dietro alla morte. Siamo
siamo davvero un popolo stolto e senza conoscenza, o Yashamala, o Israele. Ora un pezzetto per te, prendi il libro di Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 9, per appoggiare quello che abbiamo detto finora. Primo Corinzi, capitolo 3, capitolo 6, versetto 9. Primo Corinzi, 6, 9. Primo Corinzi capitolo 6 versetto 9 dice: non vi illudete, né fornicatori, né idolatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori e né rapinatori erediteranno il regno che Yahweh Bashem Yahweh Shai. Questo è per il mondo, no? Che ormai stanno spargendo questa filosofia di non so come chiamarlo, la new age, no? Non importa come sei, vieni come sei, Dio ti accetta come sei. Sì, la Bibbia non dice quello, ok? La Bibbia non dice quello, il Papa ha fatto il coso dicendo una dichiarazione dicendo che Dio è padre di tutti, che gli omosessuali hanno diritto a una famiglia. E qua dove è scritto? Leggi di nuovo quello. E qua leggiamo. Non vi illudete. Primo Corinzi capitolo 6 versetto 9. Anzi, non sapete che gli ingiusti, così inizia Primo Corinzi capitolo 6 versetto 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori né idolatri. Né fornicatori significa coloro che vanno coloro che sono presi dallo spirito sessuale. Né idolatri, ecco, coloro che vanno ad adorare statue, immagini, ciò che non ha vita, né adulteri, cioè coloro che vanno con le mogli del prossimo, né effeminati, ok? Né sodomiti, quindi lo dice chiaramente. Infatti cosa hanno fatto? Hanno fatto un bel lavoro nell'effeminazione degli uomini, ok? Facendo gli uomini diventare tutti effeminati, no? E lasciare quella parte che rende un uomo uomo. Un altro percetto è quello che ha lui. Sì, è primo Giovanni, infatti, capitolo 5. Okay. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 2. 2-3. Da questo sappiamo che amiamo i figli dell'Altissimo. Quando amiamo l'Altissimo, siamo i figli. Che siamo. Quando amiamo, cioè rispettiamo e osserviamo i suoi comandamenti. E questo è il modo per capire coloro che sono i veri figli del Padre, ok? Coloro che osservano i suoi comandamenti, non coloro che fanno assolutamente contrario al suo comandamento. Come il mondo al giorno d'oggi stanno andando tutti contrariamente al suo comandamento. Il Padre ci ha detto nel libro di Levitico di non fare tagli sulla nostra pelle, ok? Ed è quello che la Chiesa sta spingendo. La Chiesa sta spingendo, i politici stanno spingendo. E cosa hai letto appena adesso? Vai. Da questo sappiamo che siamo i figli dell'Altissimo quando amiamo e osserviamo i suoi comandamenti. Quando amiamo e osserviamo i suoi comandamenti, così sappiamo che questi non sono figli del Padre. Sappiamo che non hanno nulla a che fare con il Padre. Infatti il punto che volevo tirare fuori io prima è che ecco, chi dice, questo è Primo Giovanni al capitolo 2 al versetto 4, dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo e la verità non è in lui. Quindi qua vediamo come, ecco, il demone pagliaccio che c'è al Vaticano insieme a tutte le religioni che vogliono professare e predicare la parola di verità insieme ai loro dei, questi politici, insieme al Cana, ai loro burattini. Loro dicono di conoscerlo, ma la scrittura ci parla chiaro, si dice: chi dice che mi ha conosciuto e non osserva i miei comandamenti è un bugiardo, la verità non è in lui. Quindi noi riusciamo a vedere attraverso i comandamenti, attraverso chi segue e serve l'Altissimo nel nome di suo figlio Yahweh Shai, chi è il vero. A proposito di quello che stavamo dicendo della proclamazione che ha fatto il Vaticano, se torni nel libro di Romani là, capitolo 1 e leggi dal versetto 27. Romani 1, parto al 26. Perciò l'Altissimo li ha abbandonati a passioni infami,
Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale di quello che è contro natura. Versetto 27. Similmente anche gli uomini, lasciando il loro rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa per il proprio traviamento. È tutto nelle scritture, ma invece vediamo, cioè con queste scritture riusciamo a vedere come il mondo è girato verso la malvagità assoluta, perché quello che stanno spingendo oggi è l'uguaglianza, stanno cercando di farci sopportare gli omosessuali e tutte le calunnie che la Bibbia dice contro. Ti appoggio con questo versetto. Questo è Malachia capitolo 3 versetto 18, dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Ma il mondo non può vedere questo. Questa scrittura è destinato e riservatamente destinato ai profeti suoi, a coloro che sono stati eletti. Sono gli eletti che riusciranno a vedere la differenza di coloro che lo seguono e coloro che non lo seguono. Ma il mondo non può vedere questo. What's that scripture in the book of Romans? That which the world have not, the elect have seen that which. Libro di Romani 11:7. Ok? Perché questa scrittura che hai detto adesso è destinata solamente agli eletti, ok? A coloro che il Padre ha scelto, perché possono fare, possono discernere il bene dal male, discernere chi serve l'Altissimo, chi serve il potere onnipotente da chi non lo serve, da chi inganna. Infatti, come ci diceva Yahweh Shai nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, state attenti a non farvi ingannare, verranno molti nel nome, nel falso nome, dicendo io sono il Messia oppure io rappresento il Messia, e ne inganneranno molti. Non ha parlato di pochi, ha parlato di molti. Quindi questi molti sono tutte quelle religioni. Questo è Romani capitolo 11 versetto 7, dice: che dunque, quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti. Come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. Il Padre ha destinato al mondo, diciamo, alla maggior parte del mondo, proprio orecchie che non udono e occhi che non vedono, ok? Il Padre li ha preparato proprio per la distruzione che arriva, ok? Gli eletti dunque hanno ricevuto tutte queste cose qui che il mondo non riceve, hai capito? E se speriamo, preghiamo ogni giorno, saremo parte di questi numeri. Siamo eletti nella speranza. Siamo eletti in speranza. E questa è la nostra speranza, come dice il libro di Ebrei 11:1, ok? Noi speriamo di cose non viste, ok? Ma il mondo, se non gli fai vedere i risultati subito, non ti credono, ok? E questo è quello che fa la differenza tra coloro che seguono la via del Padre e il mondo che segue la morte, ok? Vai. Questo è il capitolo 1, versetto dei Proverbi, capitolo 1, versetto 20, dice: la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte in città pronuncia i suoi discorsi. La saggezza non grida nelle chiese, non grida negli edifici, e questo il Padre sarà giustificato, perché due terzi della casa di Israele sarà distrutto, perché sono più malvagi dei malvagi, ok? Tutti gli altri passano, si fermano e guardano, ma il Jake passa e ti prendono in giro pure, ok? Infatti continua: fino a quando, versetto 22, voi stolti amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire gli stolti? Fino a quando i beffardi avranno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Ma invece i stolti non torneranno mai al Padre, non avranno mai timore del Padre, perché non sanno, non conoscono, non considerano, come dice il libro di Isaia 1:3. I stolti andranno sempre per strada loro,
credendo di sapere già tutto, ma tutto all'improvviso la distruzione gli arriverà così. Ma proprio guarda, mi ha dato fastidio poco fa che cioè, alcuni Jack passano e se ci guardano e uno dice l'altro, si vede che stanno prendendo in giro, hai capito? Perché Jack è proprio quello più stolto dei stolti. Il padre sarà giustificato di distruggere due terzi della casa di Yashambala, okay, perché sono buoni a niente, sai. Come dice il Amos, il profeta Amos al capitolo 3, versetto 7, l'Altissimo non fa nulla senza averlo prima rivelato ai suoi servi, i profeti. Quindi tutti quanti saranno stati avvisati. Siamo in tutto il mondo a predicare questa verità. Gli Achiam sono in tutto il mondo a predicare ai figli di Israele la verità di suo figlio, la verità del popolo di Israele e il giudizio che sta avvenendo a colpire il pianeta Terra. Infatti noi quando parliamo di stolti, noi non è che noi ci sentiamo saggi, perché questa saggezza, questa sapienza qua, questa conoscenza non viene da noi. Come dice infatti anche Daniele nel capitolo 2 al versetto 30, dice: quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri esseri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re, in questo caso al popolo di Israele, ai principi del potere, e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore, cioè del tuo spirito. Il padre ha messo a parte i suoi servi, ok? Coloro che ascolteranno la sua voce e lo seguiranno. Come disse Yahweh Shai, le mie pecore mi sentono e mi seguono subito, ok? E in stesso modo ha messo a parte anche coloro che non ascolteranno mai, sono stolti. Prendi il libro di Geremia 5:26 per piacere. Geremia 5:26. Perché la casa di Israele è la maggior parte è malvagia, ok? Sono diventati più malvagi dei malvagi, ok? E noi riusciamo a vedere queste cose attraverso lo spirito. E infatti abbiamo parlato finora come differenziare tra coloro che fanno la volontà del Padre e coloro che non lo fanno. Il mondo adesso ha abbandonato le leggi statuite che sono una via bellissima, una via che porta alla vita eterna. Se noi avessimo portato avanti queste leggi statuiti, nessuno si troverà in problema che stiamo trovando adesso. Infatti lo dice quando prima il fratello Yahawad l'ha suggerito in 1 Giovanni al capitolo 5 versetto 13, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. I suoi comandamenti non sono gravosi, infatti è bellissimo questo. Ma il mondo non vuole provare, è portato dallo spirito maligno, come hai letto nel libro di Romani prima, ok? Ognuno vuole fare come vuole, ognuno vuole andare per l'immaginazione della sua follia, ok? Allora il padre li ha messo in mano a questi spiriti maligni, ok? Sono proprio la follia. Questo è Geremia capitolo 5 versetto 26, dice: poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguati, tendono tranelli, acchiappano uomini. Questi sono gli empi che ci sono nella casa di Israele. Gli empi che ci sono nella casa di Israele sono diventati più malvagi dei malvagi. Che vanno a corrompere anche gli altri. Certo, tu cerchi di parlare con un israelita di certe cose, lui va assolutamente contro. Quando gli altri cercano di ragionare, i figli di Israele vanno assolutamente contro. Ecco perché due terzi della casa di Israele sarà distrutto, ok? E il padre sarà giustificato in questo. Ma perché l'ha detto Yahweh Shai, Israele è il sale della terra, voi siete il sale della terra, e se il sale diventa insipido non servirà più a nulla. Precetto di Yahweh, vai. Proverbi 12:26. Proverbi capitolo 12 versetto 26 dice: il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Cioè questo è quello che abbiamo appena detto, cioè il giusto si comporta come il Signore gli ha insegnato e dà esempio attraverso il suo comportamento, attraverso la sua condotta. Infatti Yahweh Shai attraverso la sua condotta è venuto a portarci l'esempio. Ma la via degli empi li fa smarrire, ecco, perché gli empi sono buoni, cioè
da un albero buono vengono solo frutti buoni, da un albero malvagio vengono solo frutti malvagi. E quello che hai detto prima riguardo il battesimo, la via degli empi, ti fa smarire quando ti battesano da piccolo, che non sai che cosa... Che non capisci. Che non capisci, hai capito? Ora andiamo a prendere il libro di Salmi, il libro di Salmi, capitolo 1, vedete finché potete adesso, perché la distruzione arriva all'improvviso. Salmi capitolo 1, sì, leggiamo tutto. Salmi capitolo 1 versetto 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Can. Chi sono gli empi? Spieghiamo chi è l'empio. Ben, l'empio, vai a prendere il libro di Malachia capitolo 4, no, capitolo 1 versetto 4. Perché l'empio sappiamo che sono coloro che stanno governando questo regno, come abbiamo detto fin dall'inizio, ok? Così chiamato, così dichiarato l'uomo bianco, ok? Nazionalità biblica, Edom, Aishashua, ok? Vai. Quello per natura è empio. Sì. Poi ci sono anche quello proprio per natura, proprio fin dal grembo è empio, il così autoproclamato uomo bianco, nazionalità biblica esaurito. Però ci sono anche degli empi fra la casa di Israele, perché come ecco, come la mela della conoscenza della conoscenza del bene e del male che Eva ha fatto mangiare ad Adamo, era questo, era l'esempio degli empi che attraverso Eva insegnava ad Adamo. E quindi sta là che entra la corruzione nella vita, e sta là che, ecco, si diventa empi, perché empio significa essere contro le leggi dell'Altissimo, non servire, non ubbidire, non rispettare le leggi dell'Altissimo. Infatti qua dice a Malachia, al capitolo 1, al versetto 1 dice: oracolo, parola del Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E voi dite: in che modo ci ha amati? Esaù non era forse il fratello di Giacobbe? Esaù, l'autoproclamato uomo bianco, Giacobbe, Yasharala, Israele. Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Tieni qui. E questo spezza la dottrina falsa della Chiesa che dice che il padre ama tutti. Qui vedete che il padre è anche capace di odiare. Certo. Ma questo non è il punto. Il punto è farvi capire chi sono i veri empi della terra. Vai. E ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli. Costa Rica è... Actually from Israel, our real origin is from Israel, but you know, in 70 AD, the Romans went to Israel and destroyed our land and chased everyone around. So we fled to Africa, many of us fled to some parts of Europe like Portugal. So those who fled into Africa, they came again and took them on the ships and took them to the Americas, you know. So that's how you know Haiti,
Jamaica, Dominicano. All these are the sons of the of Israel, you know. So this is historical fact, and this is biblical fact, you know. Costa Rica è Zebulon. This is going to be your tribe, Zebulon. You're from the tribe of Zebulon, you know, according to the spirit, you know, according to the scriptures. So the reason why it's very, very important to be Israelite is because salvation is only for the Israelites, you know. You need to go back to the true origin of your God, you know. If not, do you believe in the Bible? You believe in the Bible? Okay. So, you know that the Bible speaks about you and it speaks about your God, you know? And there is a huge destruction coming very soon to this world, you know? It's very big destruction, you know? True nuclear missiles. This is just a natural stone. This is called shungite. You know, you get it from Russia. It helps you from radiation. And this is aventurine, you know? So if you read from the book of Exodus, you know, when the Most High took aside the tribe of Levi, you know, he made them dresses and he put the special stones on their dresses, you know. So this is actually our heritage, you know. And the devil the Bible speaks of, if you go to the root word of the devil, it's called Diabolos, and it means a man, a crafty man. And this is actually talking about the Caucasian race, the white man, the so-called white man that is ruling the world now, you know. There is no such thing as white or black. They are the one that actually kept this label on us. They call you a black man, they call you a Latino. Why? They need to call you your real name, because black means negativity, black means void of light, black means anything bad, you know, and white means purity, white means positivity. So they make this label during the time of slavery, you know. And the Most High is coming, you know, to destroy this world, you know. You need to go out of the church and, you know, the so-called Jesus, the book of Revelation, chapter 1, gives you description. He's a so-called black man with the afro, you know. According to the Bible, if you want to bring it out, that's the book of Revelation. It's okay, guys. Okay. Okay. Thank you so much for the Most High. Shalom. Well, quello che abbiamo detto prima, you know, abbiamo sempre detto, tra la nostra nazione sono pieni di stolti, ok? Quando li parli della loro naturalità, mi sa che sono anche. Infatti anche da questo non abbiamo messo detto. Diamo vow spirits more fuoco, man. Ma io l'ho capito subito. Non avevo capito io. Io non avevo capito, cioè mi pare, infatti ho detto questo, chiedi se credono nella Bibbia. That's a vow spirit more important. Anyway, questo rimarrà come una testimonianza contro di loro, ok? Perché hanno sentito questa verità, non possono dire che non hanno mai sentito. Abbiamo predicato, li abbiamo fatto vedere le loro radici, ok? Ma queste parole non va bene con la loro DNA. Infatti devono scappare via e andare via subito, tornando a quello che abbiamo detto ai Romani, a lettera dei Romani. Sì, queste parole non gli va bene, ok? Perché come abbiamo sempre detto, queste parole sono come una musica, ok? Una canzone, ok? E questa canzone, se senti una canzone che ti piace, inizi a ballare subito, ma invece se senti una canzone che non ti piace, ti trasmette un'energia diversa. È la stessa cosa come queste scritture, lo vuoi, ce l'hai? Cosa hai come precetto? Ho un precetto più o meno simile, va. Vai. Questo è Geremia capitolo 13. È una breve parabola che l'altissimo Yahweh Bashem Yahweh Shai lascia intendere. E dice, così mi ha detto il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, questo è Geremia che parla. Sì, può pentire, ma è molto probabile Most High has kept that vow spirit, quel spirito là è stato versato dal Padre. Leggi di nuovo quello che hai letto. Questo è Geremia capitolo 13, dice, così mi ha detto il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai. Salve. Va, comprati. Buongiorno. Leggiamo da lì, vediamo se vedete. Ma si è capito. Sì. Ma però avete, cioè,
sentiamo fastidio. Ci spostiamo. Niente, stiamo solamente insegnando le scritture. Qui fra voi tre. Ma allora bisogna sapere questi qua, bisognerà prima sul muro come abbiamo messo. Sì, se no bisogna che vi facciate vedere le autorizzazioni commerciali per i testimoni di Geova che hanno il banchettino che mettono sul vento. Se diamo fastidio lo facciamo anche in transito. Grazie. Meglio, meglio, meglio. Salve, salve. And as you can see, the Most High is going to destroy these people, man. Okay, Padre Yahweh Hashem Yahushai distruggerà questo posto perché io non vedo un motivo perché è corrotto. È corrotto, cioè non fa per loro. Questo mondo è troppo corrotto, non si può aggiustare. L'umanità, il pianeta Terra in sé. Siamo proprio alla fine. Deve essere distrutto e rinunciato da capo. Leggevo questo velocemente. Geremia capitolo 13, così mi ha detto il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, va, comprati una cintura di lino e mettila attorno ai fianchi, ma non la porre nell'acqua. Così io comprai una cintura, secondo la parola che il Signore mi aveva detto, e la misi attorno ai fianchi. La parola del Signore mi fu indirizzata per la seconda volta, in questi termini: prendi la cintura che hai comprata, che hai attorno ai fianchi, e va verso l'Efrate, e nascondila laggiù presso l'Efrate, come il Signore mi aveva comandato. Dopo molti giorni il Signore mi disse: alzati, va verso l'Eufrate e togli la cintura che io ti ho comandato di nasconderti. Io andai verso l'Eufrate e scavai e tolsi la cintura da quel luogo dove era nascosta. Ed ecco, la cintura era marcia, non era più buona a nulla, non era più buona come cintura. Allora la parola del Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai: in questo modo io distruggerò l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Parlando simbolicamente, Giuda e Gerusalemme sono il popolo di Israele, il popolo completo della casa di Israele. E come è bello, come hai detto, questa cintura è diventato vecchio, è diventato buona a nulla, Non è più buona a nulla. È la stessa cosa quando tu dici a Jake adesso che tu sei Jake, lui non crede perché non è più buono a nulla, cavolo. È sotto nella società, non hanno distrutto proprio quella speranza che potrebbe avere, ok? Che cosa se ne fa? Che cosa se ne fa di uno che non vuole saperne niente di tornare a servirlo? Di questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che cammina seguendo la caparbietà del suo cuore e va dietro ad altri dei per servirli e per prostarsi davanti a loro, esso diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Questa è la verità sui due terzi della casa di Israele che periranno insieme a tutti i malvagi, al così autoproclamato uomo bianco, Esau, Ido, e insieme ai moabiti, cinesi, ammoniti, giapponesi, agreni, hammiti, africani, ismaeliti, arabi. Infatti il libro di Habakkuk ci fa capire these words are not going to take too long. Libro di Habakkuk, what's the chapter? Perché noi stiamo profetizzando che il motivo che diciamo questo è perché Habakkuk 3, che chiamiamo fuori, 2-3, bravo, sì. Il motivo perché chiamiamo fuori i figli di Israele, che vengano fuori da tutte queste menzogne, da tutte questa malvagità, da tutta questa sporcizia di questo mondo che è così chiamato l'uomo bianco ha stabilito. Perché il Padre, questo è l'atto di amore più grande che uno può fare. Yahweh Shai ci ha fatto vedere questa via qui. È venuto, ha fatto questo, svegliandoci, e noi stiamo facendo la stessa cosa. Ha voi. Dato tutto, come tu mi hai detto l'altro giorno. Yahweh Shai ha dato tutto per noi. Adesso ha dato la sua vita per noi. Adesso noi siamo pronti a dare tutto per lui. E noi stiamo chiamando i figli di Israele che vengano fuori da queste cose qui, perché arriva la distruzione. Arriva una bruttissima distruzione, arriva un momento di fame. Sta arrivando un giudizio su questo pianeta Terra che l'uomo giudizio. non ha proprio idea di quello che sta arrivando su questo pianeta Terra. E loro, quando gli diciamo di queste cose, pensano che saranno ancora tra 50 anni. Leggi il libro di Habakkuk, per favore, 2-3. Ne stavo prendendo un altro, ma te lo prendo subito. Questo è Habakkuk, capitolo 2, versetto 3. Che dice: perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Non tarderà più, ok? Il Padre sta velocizzando tutto. Basta guardare come passa il tempo, ok? Si sveglia la mattina,
prima che tu vieni a sapere è già il mezzogiorno, prima di sapere sono già le 3, poi subito sono già le 6. Il tempo sta volando, il padre sta facendo questa opera, ok? Perché sta facendo sì che questo posto verrà distrutto. Perciò svegliatevi, coloro che sono stati destinati a ricevere questa verità qui, ok? Questo è Ezechiele, capitolo 12, versetto 27, dice: figlio d'uomo, ecco, quelli della casa di Israele dicono: la visione che ha costui riguarda giorni futuri. Egli profetizza per tempi lontani. Questo è bello perché il profeta Ezechiele è stato mandato alla casa di Israele, ok? E sappiamo che è tutta una reincarnazione, le stesse cose stanno succedendo oggi. E lui, mentre profetizzava, che guardate, che arriva una distruzione, arriva questo, cosa dicevano? Dicevano che no, questa cosa sarà per un altro tempo, un tempo più avanti, ok? Non ci colpirà. Loro non vedevano la distruzione che arriva, che arrivava. Ed è la stessa cosa che è successo durante i tempi di Noè, ok? Che lui gli diceva che guardate che arriva il diluvio, ma questi qua non vedevano, non potevano vedere, perché il padre gli ha chiuso gli occhi e gli ha appesantito le orecchie affinché non possano sentire, come il libro di Romani, ok? Perciò siate pronti, almeno, per questa distruzione che sta per arrivare, ok? Ecco! Sì. Sai che è una benedizione se ti caccasi sulla sedia? Sì, mi viene in mente il papà di Toby, Tobia. Ah, bravo, bravo, è vero, è vero. Bella, you know the story of Tobit, no? When he was sleeping and a dove shit in his eyes and got him on the floor. Che dice, chiudiamo con Apocalisse? Bene, dai, chiudiamo con Apocalisse, sì, vai. Apocalisse capitolo 1, versetto 13, beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia. Beato chi legge e beato a coloro che ascoltano le parole di questa profezia, ok? E fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. E fanno tesoro delle cose che sono scritte. Come facciamo a sapere che uno fa tesoro di queste cose che sono scritte? Leggendo e mettendo in pratica queste cose qui, camminando in una via retta. Qual è la via retta? Camminando d'accordo, facendo tutte le cose che sono scritte nella legge e statuti, al meglio della nostra possibilità. Che sappiamo di non essere nel nostro regno, sappiamo che viviamo nel regno dei malvagi, ma sta qua la grande e bella prova che Yahawah Bashem, Yahawah Shai ci ha dato: comportarci come santi in un mondo di diavoli. Ok? Quindi, beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Ok? E cercate la sapienza mentre lo potete trovare ancora. Leggi per chiudere questo bel versetto qui, non c'entra niente, ma Apocalisse 21, versetto 6. Apocalisse 21, versetto 6 ci questo dice: questo è Yahawah Shai. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ogni cosa è compiuta, perché è una storia già scritta fin dall'inizio, ok? Non è magia, non è nulla, ok? Ma queste profezie, questi profeti non usano altri spiriti maligni, ok? Perché le cose sono state scritte dall'inizio fino alla fine, ok? E chi va attraverso questo libro non può mai perdere la strada. Perché va, cioè è un destino scritto, continuo. E chi ha sete? E chi c'ha ragione? E chi ha sete, io darò. Sicuramente lei no. No, io posso sapere chi ha ragione, visto che sta in discussione. Nessuna ragione. Mi sembra che è tutta in pace. Sì, pace, pace. Ciao, dalle. Ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dall'acqua della vita, gratuitamente. Il padre darà gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Qual è l'acqua della vita? Vi ricordate il giardino di Eden? Che ci siamo stati impediti di non bere da quell'acqua, se no saremmo immortali. Ok? Ma questa volta è stato. No, la predisposizione è per tutti. L'acqua è qui. Basta chiedere la sapienza dal padre, il padre ti apre gli occhi. Hey, what's that scripture that says I'll make you to a fountain of living water? I'll make Shasi. Giovanni 7:38, per piacere. Ok? Farà scorrere dal nostro corpo le fontane di acqua viva.
che scorrono per sempre. E questa è la vita eterna che cerchiamo attraverso queste parole. Non cerchiamo la vita eterna attraverso l'intelligenza artificiale della Shashwa, così chiamato l'uomo bianco. Non cerchiamo vita eterna attraverso le sue menzogne, attraverso le sue acque avvelenate. Ok? Cerchiamo la vita eterna attraverso queste parole. Leggi, magari chiudiamo. Giovanni capitolo 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il più solenne della festa, Yahweh Shai, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fiumi d'acqua viva. E queste parole infatti che stanno uscendo adesso dalla nostra bocca sono fiumi di acqua viva. Non abbiamo preparato niente, non abbiamo scritto niente che saremmo venuti fuori a dire queste cose qui. Questa sapienza che ci ha dato, ci è stato dato dal Padre. Perché ora abbiamo la sapienza di tutto quello che è successo fin dall'inizio fino al momento che siamo. La conoscenza ha rivelato il suo mistero, il suo segreto. È una fontana di acqua che scorre. Questi gel che stanno arrivando sono quelli che ci facevano ridere. E fanno ridere. Quindi ascoltiamo dunque. Questo è Ecclesiaste capitolo 12, versetto 15. Leggi. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, temi Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E l'uomo saggio avrà il timore del Padre, ok? L'uomo stolto non ha nessun timore del Padre, ok? L'uomo saggio avrà timore del Padre, avrà timore di tutto quello che il Padre, guarda, ho dato, avrà timore di tutto quello, ho dato tutta la moneta che avevo là. Se hai moneta, allora l'uomo saggio avrà timore del Padre, ok? L'uomo stolto non avrà timore del Padre, dirà che non succederà niente. L'uomo è il re soprattutto, quando un uomo è un cazzo proprio, ok? Detto questo, se hai altri precetti, altre cose, vuoi chiudere? Detto questo, speriamo di essere stati edificanti per i fratelli che sono dispersi in tutto il mondo. Il lavoro del ministero è questo qua, di venire fuori per le strade, di insegnare la verità della Sacra Bibbia, a portare testimonianza del nostro Signore, dell'Altissimo, dare tutta la gloria e il potere all'Altissimo, a colui che ci ha dato la vita nel nome di suo Figlio. E detto questo, diamo tutta la gloria, poteri e adorazioni a Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Kakodash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great New Stone, GMS, Gran Pietra di Mulino, per averci insegnato questa verità e per il loro servizio e ministero al servizio di Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. E salutiamo gli eletti della Casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, che vivono e soffrono per la predicazione della verità. Shalom, Akia, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Barakatan. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Barakatan. Shalom.